Insomma, due partite senza gol, oggi il Pescara ha recuperato con gli interessi. Vabbè, non lo so se con gli interessi, forse era meglio che facciamo quelle due partite con un risultato diverso. Però sono contento per il risultato, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Certo che il campo qua è più grande, più largo e quindi abbiamo trovato più spazio. È contento anche della prestazione oltre il risultato? Vabbè, prestazione, qualcuno buono, qualcuno no. Chi non è buono? Quelli che sbagliano gol. Quindi è arrabbiato con Cuppone? Non sono arrabbiato, il discorso è che lui non può fare rigore solo, lui ha tre palle facili da farlo, non l'ha fatto e quindi aspetto che migliora. La partita, Zeman, un errore di Moruzzi ha dato il via all'azione del vantaggio, poi Moruzzi si è fatto perdonare con gli interessi, è chiaro che la giocata di Squizzato in verticale per Cuppone con l'espulsione, quella è stata un po' la chiave della partita perché poi in 10 la Lucchese vi ha sofferto tantissimo. Sì, ma forse ha sofferto anche prima, però sono contento che li abbiamo fatti giocare poco e che abbiamo riempito campo per giocare. Presidente Sebastiani, con il sorriso io ho chiesto ma quale potrebbe essere una soluzione con le squadre che mettono il pullman come la Vispesaro, ha detto buchiamo le ruote. Invece la soluzione tecnica quale può essere? Di avere pazienza, di stare a posto, perché se noi ci buttiamo tutti avanti poi sbattiamo e dobbiamo giocare a centrocampo di più per costruirla per attaccante. Chiedo l'ultima cosa io, poi una domanda da studio. Lei ha tirato un po' una frecciatina a Cuppone, però Cuppone dall'inizio della stagione lo ha sempre schierato titolare. Qualcosa non va in Tomassini e Vergani? Io l'ho schierato e lui ha sbagliato tanti gol, ma per me è importante che ci arriva e poi sbaglia di poco, quindi prima o dopo la indovina. Studio, una domanda per il tecnico Zeman. Fabio. Sì, no, il mister chiaramente lo saluto, complimenti. E oltre ai gol sbagliati, io credo che lui sia anche molto arrabbiato per l'ammonizione stupida alla fine di Brosco, no? Chiede Fabio Ferraresi, che naturalmente la saluta, al pari di Massimo Profeta, se è arrabbiato con Brosco per quell'ammonizione a 10 secondi dalla fine. Lo manda in diffida. Peccato che non c'è bisogno, ma io ripeto, lui in questa situazione fare contrasto faccia a faccia è una cosa, lasciarselo andare dietro e poi far fallo è un'altra cosa. Quindi arrabbiato? Purtroppo li facciamo queste cose, nel senso che Messi ne ha 4, lui ne ha 4 ora, prossimo ammonizione sono squalificati e speriamo che riescano a controllarsi. Mi fa una battuta sulla Torres, visto che così almeno poi presenteremo la partita di mercoledì, è un vero big match, Pescara con un eventuale successo aggancerebbe la vetta, squadra molto solida, che partita si aspetta? È una ben buona squadra, anche se ho visto che oggi hanno sofferto pure in casa, però è una squadra che se ha fatto 7 vittorie e 2 pareggi vuol dire che c'è qualche cosa. Farà turnover? Farò quello che si vedrà domani e dopodomani.